Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale della Toscana sceglie i tre grandi elettori di maggioranza e opposizione che saranno a Roma nella prossima settimana e parteciperanno all'elezione del Presidente della Repubblica. Sono stati individuati il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il Presidente della Giunta Eugenio Giani e il portavoce delle opposizioni Marco Landi. I grandi elettori, come da tradizione, sono in rappresentanza sia dei gruppi di maggioranza, due, che delle opposizioni. I tre rappresentanti della Toscana sono stati nominati Mazzeo con 27 voti di preferenza, Giani con 25 e Landi con 13. Ha ricevuto due voti anche Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Registrata una scheda bianca. Posizione critica espressa proprio da parte del Movimento 5 Stelle per la mancanza delle quote rosa nella scelta dei grandi elettori. Ma io sono davvero contento, per me è una grande soddisfazione, sarà la prima volta di un'esperienza del genere appunto insieme a tutti i colleghi del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. È stato un voto che ha consolidato il sostegno e la simpatia che si è espressa da un punto di vista politico con il voto unanime dei 25 componenti la maggioranza, i 23 del PD e i 2 di Italia Viva. Quindi per me è davvero una grande e bella soddisfazione. Sento la responsabilità, perché lunedì 24 di gennaio noi avremo per la prima volta la sera alle 19 già calcolato il momento in cui i tre grandi elettori della Toscana sono chiamati al voto, la possibilità di esprimerci. Io spero che in Parlamento si determini non la conta di una maggioranza e di una minoranza per il Presidente della Repubblica, ma si riesca a trovare la convergenza su un nome che vada in senso istituzionale a rappresentare, come dice la Costituzione, l'unità del Paese e conseguentemente possa raccogliere un consenso così ampio da vedere intorno a questa figura il senso di riconoscimento di tutte le nostre istituzioni e dei rappresentanti che sono chiamati al voto nel ruolo e di parlamentare o di grande elettore. Un grande onore e una grande responsabilità andare a scegliere il successore del Presidente Mattarella, a cui va un grande grazie per il lavoro che ha svolto in questi anni con serietà, passione, dedizione. Il compito che avremo non sarà semplice, trovare una figura che abbia la sua stessa capacità di saper essere garante della Costituzione, di saper rappresentare le cittadine e i cittadini italiani, un alto profilo istituzionale e anche quelle qualità e quelle doti morali che sono fondamentali per fare il Presidente della Repubblica. Prima di tutto il ringraziamento va ai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Il centrodestra in questa occasione ha dimostrato compattezza, e indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione. Questo è un onore per me rappresentare la Toscana, ma anche venendo dall'Isola d'Elba, tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'Italia. Sicuramente è un impegno che si prende con lo spirito più alto che l'elezione di un Presidente della Repubblica deve avere, e quindi cercherò di portare avanti il mandato che mi è stato dato nella maniera migliore e più alta possibile. La Regione Toscana ha eletto i propri delegati alle elezioni del Presidente della Repubblica e credo la notizia più importante è che si siano individuate le figure di carattere istituzionale sia nella maggioranza che nella minoranza. A noi ha trovato pienamente convinti questa soluzione nel sostenere il Presidente della Giunta Eugenio Giani, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e a rappresentare la minoranza sarà Marco Landi, rappresentante e portavoce delle opposizioni. Credo che sia stata un'elezione corretta nel rispetto dei singoli
piccoli ruoli, quindi tre figure che avranno l'onere e l'onore di rappresentare la Regione Toscana, tutti i propri elettori, e la Toscana sarà partecipe di un'elezione, a mio avviso, di un Presidente della Repubblica che possa essere, come abbiamo chiesto in aula, europeista, garante delle istituzioni, garante dell'unità nazionale, ma soprattutto una persona in grado di respingere i tentativi e le pressioni del populismo come quelle del sovranismo. Una grande figura istituzionale e abbiamo piena fiducia e diamo mandato, quindi, ai tre grandi elettori della Regione Toscana di rappresentare tutti noi come Consiglio regionale, per conto nostro, tutti gli elettori della Regione Toscana. L'espressione dei grandi elettori delle regioni sono un segnale di continuità tra Roma e il territorio, e l'intero suo territorio, che i padri costituenti hanno voluto consegnarci, con l'impegno di garantire la rappresentatività, che è un fattore fondamentale, qualcosa che la nostra Costituzione sottolinea in ogni suo passaggio, e oltre alla rappresentatività è anche quella dell'inclusione. E in questo passaggio c'è da dire che noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo voluto dare indicazione al Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, di rappresentare politicamente tutte le forze che sono espresse all'interno dell'arco consiliare, consegnando a lui questa fiducia, e dall'altra parte ci sarebbe piaciuto vedere anche l'espressione della totalità di quelli che sono i cittadini toscani. E questa totalità riguarda per la metà donne. Donne che fra i tre rappresentanti che andranno a eleggere il Presidente della Repubblica non sono espresse. E questo dispiace, perché tutti i gruppi politici si riempiono spesso la bocca, mi viene da dire, con parole riguardo la parità di genere, l'inclusione, rappresentatività. Però poi arrivano le azioni concrete e ci troviamo di fronte a questi numeri che più volte nel corso di questo anno già sono stati anche denunciati dalla Commissione Pari Opportunità. Molte nomine, la maggior parte sono uomini, pochissime donne. E dispiace che nessuno si sia voluto far carico di questo, neanche il Partito Democratico. Alla fine ha prevalso l'intento politico a qualsiasi tipo di personalismi. L'obiettivo era quello di mantenere unito il centrodestra. Abbiamo detto fin dall'inizio che qualora vi fosse stato un accordo tra i partiti di centrodestra, chiunque di noi fosse andato a rappresentarci in sede di elezioni del Presidente della Repubblica non avrebbe fatto la differenza, perché se c'era un accordo, chiunque fosse andato a Roma a votare per il Presidente della Repubblica avrebbe rappresentato tutto il centrodestra toscano. Così è stato, i partiti a livello nazionale hanno trovato un accordo, come era giusto e logico che fosse, l'unità del centrodestra a discapito di chi magari aveva pensato di potersi incuneare con qualche strategia strana in spaccature inesistenti. Alla fine il centrodestra ha dimostrato ancora una volta di anteporre l'interesse politico all'interesse personale, e il voto a Marco Landi ha testimoniato questo. Quindi un grande in bocca al lupo a Marco, e che rappresenterà sicuramente tutto il centrodestra toscano in sede di elezione del Presidente della Repubblica. Il Consiglio regionale ha affrontato il tema dell'ortofrutticoltura del Mugello, con la crisi aziendale in atto dell'Italcanditi e la lavorazione del marron glacé. L'azienda ha scongiurato la chiusura, ma ha proposto una riconversione della produzione mantenendo la stessa occupazione. Il dibattito che si è svolto in Consiglio è stato messo poi nero su bianco su una risoluzione unanime tra maggioranza e opposizione, chiedendo che l'azienda non sposti la produzione a Bergamo e rilanci lo stabilimento di Marradi. Il piano industriale non comporti una riduzione degli organici attuali e garantisca i livelli occupazionali e la qualità della produzione. Quello che abbiamo approvato ieri è un atto importante, perché dà forza al Presidente della Regione, alla Vicepresidente, a tutta l'unità di crisi regionale per l'incontro che ci sarà venerdì prossimo con l'azienda, il secondo. L'azienda ha fatto una scelta, secondo noi, profondamente sbagliata, e per la Toscana e anche dal punto di vista industriale. I marroni di Marradi sono un patrimonio di tutti noi, un patrimonio culturale, di paesaggio, agricolo, ma anche industriale nella loro trasformazione. E quella fabbrica che occupa tra stagionali, in particolar modo donne,
più di 80 persone, quasi 90 se si contano coloro che lavorano in modo stabile dentro l'azienda, capite che per un paese di 3.000 abitanti diventa una bomba sociale difficilmente sopportabile, anzi impossibile da sopportare. Per quello noi siamo andati, tanti consiglieri, il nostro gruppo, il nostro partito, ma tante forze sociali, politiche hanno voluto testimoniare solidarietà, vicinanza, ma non solo, anche il lavoro per una prospettiva che parte dall'ascolto di queste donne, di questi uomini che hanno rischiato di perdere il lavoro e che anche di fronte al primo passo importante, cioè l'azienda ha rinunciato alla chiusura dello stabilimento, ha bisogno ora di un secondo passo fondamentale, un piano industriale serio, credibile, che mantenga le produzioni d'eccellenza e di qualità in Toscana e lì, perché lì c'è il prodotto pregiato, perché lì c'è la capacità di trasformarlo in maniera seria, perché lì ci sono le professionalità e la passione che si trasmette da secoli verso un prodotto così importante per la montagna mugellana. Abbiamo presentato anche noi un atto di impegno per l'ortofrutticola del Mugello, per l'azienda che si è vista sottrarre la trasformazione del suo prodotto tipico. E siamo stati presenti anche al presidio per portare la nostra solidarietà e quello che abbiamo trovato è stata una scena commovente, un'intera comunità e il suo sindaco riunite intorno a delle famiglie, perché qui si tratta di famiglie intere che lavorano a quella che è la loro tradizione, il loro orgoglio e che è quello che ha permesso anche loro per molti anni di portare a casa una fetta importante dello stipendio. Lo voglio ricordare, sono soprattutto molte donne che lavorano in questa azienda, e il fatto di essere all'improvviso e in circostanze simili, essere messi a conoscenza di questa notizia è stato qualcosa che ha sconvolto non soltanto la comunità di Marradi, ma tutta la Toscana. Una forma di delocalizzazione sui generis che però non possiamo accettare. Per questo anche noi abbiamo aderito poi all'atto che tutti quanti i gruppi hanno sottoscritto per rinnovare l'impegno a sedersi al tavolo con la proprietà e convincere non soltanto a non chiudere l'azienda, ma anche a lasciare lì la produzione, la trasformazione del prodotto che viene raccolto proprio in quelle zone, il marrone mugellano, perché se la produzione si può trasferire, e questo dal punto di vista della morale, diciamo dell'etica economica, certo non ci fa felici, non è certo possibile spostare la produzione di qualcosa che è così caratteristico come appunto il prodotto delle castagne del Mugello. Elisa Tozzi lascia il gruppo della Lega e approda al gruppo misto in Consiglio regionale. Nell'intervista i motivi di questa scelta. Certamente è stata una scelta non facile, dopo aver condiviso un anno di un percorso consigliare che sotto il profilo umano è stato anche intenso. Certamente però, come in ogni situazione che si può verificare nella vita quotidiana, a un certo punto ci si accorge che questo percorso politico non è più condivisibile. Non lo è perché in questo anno ci si poteva aspettare di più sotto il profilo anche dell'evoluzione e della maturazione di un partito che ancora oggi tende ad essere estremamente settario, un partito che ancora oggi guarda con diffidenza al ruolo centrale della provincia di Firenze, un partito che forse ancora non sa cogliere la sfida di una maturazione, di un'evoluzione che invece credo oggi debba un po' interessare tutti quanti noi, soprattutto come consiglieri regionali, come coloro che si pongono come classe dirigente. Non è possibile, come dire, rimanere all'interno di una costruzione che forse oggi dovrebbe maturare e porsi più al passo coi tempi rispetto invece a una situazione che ho trovato non ricettiva su alcuni passaggi. Ecco, questo è quanto. Anche a livello di linea nazionale è rimasta sempre una linea molto ambigua, una linea che non ha voluto mai dare chiarezza ed evolversi in una direzione che forse anche dentro questa consigliatura, questo consiglio regionale, rischia di relegare la Lega più ad un ruolo di marginalità rispetto alla centralità che invece aveva all'inizio come forza trainante del centrodestra. Ci sono questioni che purtroppo riguardano la maturazione del partito e questa maturazione in termini di contenuti, magari meno like, meno personalismi, ma forse anche più guardare anche alla qualità, al merito, alla prospettiva, ecco.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.